1863-60, Heilbronn, nel Baden-Württemberg, proprio la zona, come qua della Meridione, no? E Baden-Württemberg, non vanno solo, letti improvvisati, la piccina sopra i materassi, capobocco per la notte, e stava arrampicata, mamma, cocco io, e quella stava arrampicata e era scivolata. Appena arrivati, oddio, freddura, non ce n'è che c'è granché da, come accoglienza, nessuna veramente. Tiremmo meno male questa stanza con l'ospitara. E poi siamo rimasti un po' così, Umberto fatiava, io poi gli vedo fatia dopo qualche anno. Al ritmo di Rick Derbukevendir, Rock and Rai, Life and Music, un mondo nuovo a due passi da qui, sta danzando sull'onda, danza sull'onda del mare che bagna le terre, del mare tra le terre, mar Mediterraneo, il mare tra... Anton, per gli amici, Pasciuco, nato a Scutari, il 25 ottobre 1963. Nazionalità albanese e italiana. In Italia a Carovigno dal 1991. Come ci arrivi? A Carovigno sono arrivato nel marzo del 1991. E sono arrivato come tanti altri emigranti, attraversando il mare in tempesta. Sono arrivato pieno di carica, pieno di voglia di cambiare me stesso e insieme a me cercare di cambiare il mio popolo, la mia famiglia e la mia nazione. Sei nell'anima e lì ti lascio per sempre, sospeso in un'anima. Io ho partito il 15 agosto 1957 in Svizzera e ricordo bene che mia madre mi ha regalato una catenina e non avevo soldi per il treno e l'ho venduta per 10.000 lire e queste cose qui a me mi fanno male e non lo mai dimenticherò. Ho rientrato in Svizzera, ho trovato lavoro, poi piano piano mi sono messo a posto e in quel momento ho fatto rientrare la mia famiglia dopo 7-8 mesi per lavoro. E allora, nel 1959 ho fatto una gaffa in Svizzera, ero giovane e mi sono andato alla Pazza Gioia, ma mentre che mi sono andato alla Pazza Gioia il lavoro non l'ho mai dimenticato, ho sempre lavorato, sempre. Ringrazio il Signore, ho avuto sempre quella idea di avere il mio paese, di avere sempre la nostalgia di Carovigno. Da tanti anni, ho cercato sempre di venire con le ferie. C'è un'altra piccola questione, perché abbiamo arrivato in Svizzera, non ne sapevamo la lingua, allora piano piano i svizzeri ci prendevano in giro, ma piano piano ci abbiamo abituato a essere con loro assieme, a lavorare assieme con i svizzeri e piano piano la lingua ci faceva anche facile a parlare con loro, a insegnare, a stare assieme con i svizzeri. Non sono cattivi i svizzeri, fai il tuo lavoro, stai bene con lo svizzero e devo ringraziare la Svizzera perché adesso ho 82 anni e mi dà una bella pensione che ho lavorato dal 1957 fino al 1992. Sto bene, ma mi manca la solitudine, sono solo in casa, mia moglie è morta e così devo andare avanti per la mia strada, per la vita. La mia vita, questa è la vita delle mie grandi pensionate, dopo tanti anni in Svizzera, orientata in Italia, che ho sentito sempre la nostalgia di Carovigno e mi piace stare a Carovigno per altri pochi anni che devono venire. Io ringrazio voi tutti, le mie grandi, che tornerete in Italia, che dovete stare sempre assieme e stiamo tutti assieme con l'immigrazione e vendere. Magari una volta ci dobbiamo sotto assieme a fare una bella festa. La ringrazio di tante belle cose che mi avete dato. Grazie. La mia valigia, casa perfetta, il massimo dal minimo, indispensabile, note parole, rimedi del cuore. Il 7 marzo del 1991 era un giovedì.
Non so dirvi che tempo ci fosse nel sud Italia. Sicuramente c'era mare grosso, onde alte, tra le coste italiane e quelle albanesi. Alle 6 del pomeriggio di quel 7 marzo di 20 anni fa, Antonio Tasciucu si imbarca. Non su un barcone, su una barchetta, capace però di contenere almeno 80 ragazzi, tutti albanesi, stipatissimi, partiti dal loro paese alla volta dell'Occidente. Per noi, voi, eravate il mondo civilizzato, mi racconta Antonio, uomo gioviale e oggi affermato ingegnere nel Brindisino. L'Italia era allora come oggi la porta verso una vita migliore. Antonio, dalla sua casa di Scutari, ci osservava da tempo, attraverso quella che chiamo una finestrina piccola piccola, la televisione. La guardavamo tutti, ci dice, anche se il segnale era disturbato. Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Raffaella Carrà, Little Tony, che era il nostro Elvis Presley. Continua, sorridendo al telefono Antonio, che parla con accento mezzo albanese, mezzo pugliese. Per noi, l'arrivo del Festival di Sanremo era l'evento dell'anno. Attaccati alla radio facevamo a gara chi imparava prima la canzone di Rita Pavone. Per Antonio Tasciucu è quello il mondo in cui vivere. E in quei giorni del 1991 sono in tanti a pensarla così. Tra il 7 e l'8 marzo, sulle coste pugliesi, arrivano infatti almeno 20.000 albanesi. Se non ve le ricordate, andate a vederle quelle immagini. Barconi con sopra migliaia di uomini, donne, bambini, volti scavati, mani tese a prendere il cibo che viene loro lanciato. Sono facce stravolte eppure sembrano scene da una festa. Vengono gli occhi umidi, ancora 20 anni dopo. Anche Antonio si commuove mentre ci parla, ma è una commozione che non piange, ride. Ride ripensando ad esempio alla sua adorazione durata anni per i frigoriferi pieni. Ride nel pensare a quella volta in cui lo chiamò sua madre dall'Albania nel 99. Arrivavano i kosovari in fuga dalla guerra e lei diceva li metto in giardino con la tenda e lui dall'Italia ma no mamma portali a casa e lei ma non sappiamo chi sono. E ancora Antonio, manco i pugliesi sapevano chi ero quando mi hanno accolto nelle loro case. Carlucci si chiamava la famiglia che gli ha aperto le sue porte. Papa Nicola e Mama Cosettina li chiamava allora 27enne. Oggi, a 47 anni, Antonio Tasciucu ha una moglie pugliese e due figli. Vivono a Carovigno e due cose ci dice. Uno, che il suo viaggio dall'Albania all'Italia l'ha quasi rimosso, tanto ha pensato di morire su quella barca. E che in fondo lui è nato due volte, l'ultima delle quali a cavallo tra il 7 e l'8 marzo 1991. Alle 8 di mattina a vista terra, poi l'arrivo. Sono le 6 del pomeriggio e Antonio, stanco, spaventato, coi suoi pantaloni a zampa d'elefante, mette il piede in Italia. Dite di dalla borsetta di mamma, tuo fa l'americano, americano, americano. Ma si nati in Italia, sienta a me non c'è sta niente a fa, ok napulita. Nel 1943-44. Ero innamorato dell'America e mi fece tanto raccomandare per raggiungere l'America e vedere una nuova vita. Io sono stato nell'arma dei carabinieri in polizia, quindi ho voluto vedere qualcosa. Infatti in America io avevo un supermercato, sono andato a scuola e quando io appena potevo parlare la lingua inglese, poi sono stato molto ammirato, sposato in America, Morella, mia moglie. Sono stato tanti anni, 17-18 anni, e adesso in America ci sono i miei nipoti, uno è professore, insomma sono tutti e tre fratelli, tutti uno più ricco dell'altro, hanno conquistato una posizione invidiabile, tra cui c'è uno che è il professore di università, Tony. Qui fra pochi giorni arriva mio figlio, quello che portai prima, aveva 12 anni, lo portai in America. E pensare che io non potevo andare in America, però fu fatta un'eccezione per darmi 40 giorni di licenza premia da trascorrere negli Stati Uniti, perché sono stato uno decorato per atti di altruismo in Italia. Beh, da, ho trovato pure paesani là, un certo Brancase, che stava da tanti anni, e mi hanno accolto come un principe, sapendo poi io che ero dalla polizia, anche quando stavo là, che io di là fece chiamare il colonnello mio, che dice mi piace l'America, e Iaia disse ti voglio bene, mi dispiace che ti perdo, però fa una cosa, fa la domanda di proscioglimento dall'arma dei carabinieri e mandamo, e ti accontenterò, potrai rimanere in America.
E di fatto ho fatto 17 anni in America. Generalmente gli americani non sono la malignità come l'altri paesi, come l'Italia, non c'è là. C'è molta innocenza, c'è molta fede, fiducia alle persone, agli amici. Quindi è inconfondibile tra i personaggi, le persone, il popolo americano con altri popoli. Accettano volentieri l'amicizia e la rispettano. Casi rari può succedere delle inconvenienze. Comunque il lavoro c'era per tutti, a confronto degli altri paesi, l'America io la credo la più fiduciosa tra i popoli. Adesso le cose sono cambiate, prima era tutto differente, adesso c'è un po' di disoccupazione, eccetera. Ma prima tutto era benvoluto al lavoro, tutti si prestavano e non c'erano problemi. Vicino al mio negozio, anzi, quando successe niente meno che scontrare il mio negozio fu di scena alimentare, fu la macchina distrusse tutto il prospetto e che mi fu fatto proprio per benevolenza di molte persone che aderirono alle spese che ho dovuto sopportare di questo negozio distrutto. Sono venuto a Carovigno nel 1964 con una macchina Cadillac con le pinne dietro altissime che fu uno spettacolo, tanto vero che non tutte le strade, infatti a Carovigno vicino che andavo da dietro al castello, non potete girare, ma la più grossa e lunga e costosa macchina che ho portato a Carovigno. Poi sono venuto con altre macchine, sempre Cadillac però scoperta, azzurra e bianca di dentro, bellissima. Sono venuto 4 volte con differente Cadillac. A differenza dei polacchi e di altri paesi, gli italiani erano i migliori ospiti nell'America, benvenuti, accettati da tutti, generalmente da tutti. Questo posso dirlo in alta voce. Vuoi davvero lasciare ai tuoi occhi solo i sogni che non fanno svegliare? Sì, vostro onore, ma li voglio più grandi. C'è lì un posto, lo ha lasciato tuo padre. Non dovrà. Parliamo allora delle nostre esperienze come migranti, perché noi siamo migranti ancora oggi. Lo siamo stati molto in passato qui a Carovigno e a quanto pare siamo destinati ad esserlo anche per il prossimo futuro. Mio nonno migrò, uno dei miei nonni, nelle Americhe. Mio padre migrò in Nord Italia. E io non so se sono migrante, ma sono stato 28 anni fuori dall'Italia. E quasi 60 anni fuori da Carovigno, dove tornavo soltanto per le vacanze di Natale e d'estate. Sono stato in Germania, innanzitutto sono andato in Germania e mi ricordo che le prime domande che mi facevano i tedeschi è: sei qui per aprire una pizzeria? La seconda era: oppure sei un parrucchiere? Quando gli dicevo no, sono un ricercatore dell'università, rimanevano sempre un po' sbalorditi. Penso di essere stato uno dei primi studiosi italiani a lavorare alla Freie Universität di Berlino. Dopodiché ho continuato questi viaggi all'estero, ma li ho fatti su commissione, sono andato in missione, diciamo, per conto di istituzioni straniere oppure per conto del nostro governo o di organizzazioni internazionali. Non lo so se migrante è solo colui quale va in cerca di lavoro e solo dopo che ha raggiunto il paese straniero trova lavoro che possa essere definito un migrante, oppure è migrante anche chi ha un contratto di lavoro prima di partire. Non lo so, questa è una questione sulla quale potremmo discutere, ma diciamo che ho passato quasi metà della mia vita all'estero, oppure l'altra metà in Nord Italia. Insomma, è da 3 anni e mezzo che sono tornato qui a Carovigno. Come mi trovo a Carovigno? Ogni tanto rimango sorpreso, rifletto con amici, ci chiediamo, ma insomma in questo paese riusciamo a creare un'accoglienza intanto per quelli che ci hanno vissuto e ci abitano da sempre, ma soprattutto per quelli che sono stati via per tanti anni, ritornano e come si trovano? C'è posto per loro? C'è qualche cosa in grado di recuperare le loro esperienze? Perché sono esperienze notevoli, professionali notevoli, non parlo della mia, parliamo di un'altra esperienza qualsiasi, anche qualcuno che sia stato all'estero o in Nord Italia
a fare un lavoro, si è specializzato in quel lavoro, porta delle conoscenze nuove. Possono essere valorizzate queste conoscenze? O non ci interessa, o non ci sono, come dire, le strutture in grado di recuperare tutti questi saperi, tanto saperi tecnici, proprio tecnologici, e poi saperi esistenziali, esperienze di vita. Che succede a questa gente? Trova degli spazi? Forse non li trova. E che succede ai nostri giovani? Migrano, anche loro migrano. Vanno tutti di nuovo a nord o all'estero. Ci sono 250.000 laureati o altamente qualificati che ogni anno stanno lasciando l'Italia. Lo stesso dicasi per Carolina. Non riusciamo a creare degli spazi, non dico dei posti di lavoro, ma manco degli spazi dove potersi incontrare. Non è per prendersela con le amministrazioni comunali, ma dici, loro hanno già altri problemi di quadratura del bilancio. Figurarsi se si occuperanno mai di problemi simili, cioè il rientro degli emigranti nostri o l'evitare che ci siano nuovi emigranti. Non lo farà nessuno, questo lo sappiamo. Forse è il caso di doversi organizzare per parlarne. Sono amministrazioni dormienti. O dobbiamo continuare a vivere l'esperienza delle grandi migrazioni, per forza. Non nelle migrazioni per andare a conoscere, espandersi verso il mondo, quelle per forza. Queste vanno evitate, la migrazione per forza va evitata. E la migrazione o per piacere o per accrescimento personale, culturale, esistenziale, quella posso accettare. Ma non posso più accettare che uno debba lasciare il proprio paese per costrizione, perché diversamente non riesce a vivere. Questo va evitato. Quando cammini per le strade di Carvigni, è bello che non ti senti ma solo. A curangolo caro compa salute, come ste mamma, come state a casa. Sono del 56, mi sono sposato a 22 anni e poi con mia moglie siamo partiti per la Germania per farci casa. Il nostro fine era quello di costruirci una casa, perciò siamo partiti, abbiamo lavorato giorno e notte per 10 anni negli anni 80 e in Germania o in Svizzera o in Belgio, dove sia, ti accorgi quando sei all'estero i valori con i tuoi paesani, con i tuoi concittadini, con i tuoi amici di nazione si saldano di più, si creano situazioni quando uno è ammalato, quando uno ha bisogno economicamente che qua puoi soltanto sognare. Io all'epoca quando ho costruito avevo bisogno di un po' di soldi per fare subito casa, chiesi a un amico di mettermi una firma, cioè farmi da garante alla banca. E quello con molta naturalezza mi disse non c'è bisogno perché i soldi te li posso dare io, tanto qua alla banca non ti danno niente come interesse. Me li ha dati senza un pezzo di carta e senza niente, cose che ti colpiscono. L'anno successivo quando glieli stavo restituendo ho detto se ti servono tieneteli ancora e me li ha ridati per un altro anno, con ciò io ho finito casa in 3 anni. Grazie all'amicizia di questi signori che poi erano di San Michele Salentino. Però quello che si nota quando si va all'estero è che si saldano i rapporti tra paesani e paesani. Si festeggiano le Pasque, Natale, Capodanno e si creano delle situazioni, delle amicizie che non si dimenticano, che porti avanti nella vita finché muore. Ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. E Cristo... Io sono andato in Germania nel 1965, emigrando con la mia famiglia, papà e mamma e mia sorella, perché effettivamente c'era molta crisi a Carovigno. Siamo andati in Germania, la mamma e papà sono stati 2 anni,
A me piaceva stare lì all'estero perché avevo anche molti amici tedeschi. E niente, poi rientrai qua, mia sorella, ho dovuto, gioco forza, rientrare per forza perché i miei genitori sono rientrati. Poi mia sorella si sposò e andò in Svizzera. Ti racconto un episodio velocemente perché è bello. Mia sorella mi chiamò, vuoi venire in Svizzera a lavorare? Sì. Andai a San Gallo e mi trovò un lavoro nel mulino. Io, siccome giocavo a calcio, secco com'ero, appena ho preso i primi sacchi di farina che pesavano 50-60 kg, ho detto questo non è per me. Feci una settimana di lavoro e 9 mesi di malattia. Metto a dire perché il datore di lavoro mi diceva sempre, tu ricordare il giorno di paga, e io sono fortunato, come devo fare? Poi c'era l'amico Lucio Perrone, che tutti conosciamo. Quando si è sposato Lucio, l'ho aspettato la sera, io ero 3-4 di Carovigno, l'ho aspettato la sera quando tornavo dallo sposalizio con la moglie. Quando ci ha visto sotto casa, è andata la moglie in casa ad aspettare che lui saliva e noi siamo andati a giocare a birra. Avevo 18 anni e niente, c'era un gruppo di italiani, facciamo la squadra. E io naturalmente ero appassionato di calcio, abbiamo fatto questa squadra italiana. E io per far avere il campo agli italiani giocavo sia con i tedeschi e sia con gli italiani. Facevo 2 partite quasi al giorno o un giorno sì, di sabato e domenica. Insomma, mi davo da fare perché non volevo gli italiani, non dovevano giocare su questo campo. Erano tempi tristi. E formai la squadra che si chiamava Club Bari. C'era un derby tra la Libertas di Grossostein in Germania e il Club Bari di Grossostein. Erano 2 squadre nello stesso paese. La sera che mi stavo ritrovando a casa il sabato, la domenica c'era il derby, mi riparlava il mio zio Natuccio, da tutti conosco, e Lucio Perrone, col presidente della squadra avversaria. Io, siccome ero allenatore giocatore, quando ho fatto la conversione il giorno dopo, ho messo fuori qua sia Lucio Perrone e sia mio zio, che dovevano mangiare con me poi a mezzogiorno tra parentesi, la partita di mattina. Fortuna volle che io segnai un gol sul rigore e Cino ce l'era sempre a casa, tutto qua. Poi a casa volevo una spiegazione perché io gli disse che vi ho visto parlare, io non mi fido di nessuno, vi ho visto parlare col prete, con l'avversario e vi ho messo tutte e 2 per 4. Sono stati anni bellissimi, poi ho conosciuto anche mia moglie e non per niente siamo da 50 anni insieme. Però della Germania posso solo raccontare bene. Tanto è vero, un amico tedesco mi venne a trovare dopo 32 anni a Carovigno. E dopo 32 anni non è facile trovare un amico che ti viene a trovare. Questo è perché ho fatto anche io del bene in Germania. Sono un'immagine sacra, sono un angelo negro, la fine di un vicolo cieco. Sono la scarpa che vola, il gasolio che scivola. Un posto da giungere. Dopo il viaggio poi, una volta che abbiamo raggiunto le coste pugliese, specificamente a Brindisi, era quello che ognuno di noi aveva sognato nella sua vita, per cui mi vengono solo brividi a questo racconto, perché il popolo pugliese per me è il popolo meraviglioso, di una grandissima disponibilità, di una grandissima bravura, di una grandissima sensibilità. Io ricordo quando ci siamo scaricati nelle coste brindisine, sarà che eravamo, la stampa di quel periodo raccontava che ci stavano 20.000 albanesi che avevano raggiunto Brindisi. Per cui vi lascio immaginare, se uno ha 20.000 regali dentro casa, cioè dove li metto questi 20.000 regali e diventa un problema? No, io non so dove ha trovato la forza, quest'angolo della terra italiana, giuro, non lo so. Tutta la cittadinanza, partendo dai ragazzini di 5 anni per arrivare agli anziani di 80 anni, che erano tutti pronti dietro le chiese, chi con una caramella in mano, chi con un libro in mano, chi con una giacca in mano, chi con un pezzo di pane, una mela in mano, che ci venivano verso ai luoghi dove noi eravamo
ospiti e ci consegnavano quello che loro avevano. Per i nordafricani che arrivano in Italia in questi giorni, Antonio dice di provare dolore perché scappano da qualcosa che li sta inseguendo e gli augura, di cuore, di trovare la loro via di fuga, come ha fatto lui. Sì, ho da dire che sono innocente. In tutta la mia vita non ho mai rubato, non ho mai ammazzato. Non ho mai versato sangue umano, io. L'ho combattuto per eliminare il delitto, primo fra tutti. Lo sfruttamento dell'uomo da parte dell'uomo. E se c'è una ragione per la quale sono qui è questa e nessun'altra. Una frase, signor Katzman, mi torna sempre alla mente. Lei, signor Banzetti, è venuto qui nel paese di Bengodi per arricchire. Una frase che mi dà allegria. Io non ho mai pensato di arricchire. Non è questa la ragione per cui sto soffrendo e pagando. Sto soffrendo e pagando per colpe che effettivamente ho commesso. Sto soffrendo e pagando perché sono anarchico. E mi sono anarchico. Perché sono italiano. E io sono italiano. Ma sono così convinto di essere nel giusto che se voi aveste il potere di ammazzarmi due volte e io per due volte potessi rinascere, rivivrei per fare esattamente le stesse cose che ho fatto. Per le strade, donne vendute a basso costo, figli cresciuti in una notte come le fragole in un bosco. Più li guardo, più li canto, più li ascolto, più mi convincono. Qualche anno. L'idea veramente c'erano famiglie e famiglie, una famiglia proprio manco lì familiare così per bene, proprio veramente. Camo sono morti peccati tutti due. Ho pure cresciuto Palmarita qui, tanto vero che Palmarita è mamma, sempre. Non stiamo dal corpo, però pensiero qua. La nostalgia di da è tremenda. Stava una famiglia tedesca vicino a noi. Noi teniamo un cortile grande, no? E su cavano i piccini. E sta famiglia tedesca, come si affacciavano alla finestra e vedevano i piccini nostri su cae, immediatamente sbattevano le finestre e si intrasevano dentro. Abbiamo faticato, abbiamo l'appartamento a soli, che hanno per tre anni abbiamo stato tutti nello stesso appartamento. Il salotto era una famiglia che sarebbe Canatema Cosmo. Là da cucina, la camera da letto era Canatema, io, e la cucina era Galante, che poi è morto. Eravamo tutti nello stesso appartamento, però ognuno per conto suo. Il bagno era unico, tu immagina che brutta cosa era. E poi lo concetto che si faceva, come li vediamo noi, no? Tutti miscati, se sappiamo, quel effetto l'hanno dato uno all'altro. E purtroppo non è chi lo vive sa quello che è, ma di fuori, noi siamo la Germania, vi credivi, sto nella Germania, è bello, c'è cosa, bello, sacrifici. Solamente a pensare a casa stava la grazia di Dio e dai restringimento al manciare, alle spese, ti era già subito la mattina, gli sorvegli di casa li era fa come dovuto. Sacrifici. Nel grembo umido scuro del tempio l'ombra era fredda, gonfia d'incenso. L'angelo scese come ogni sera ad insegnarmi una nuova preghiera. Poi d'improvviso mi sciolse le mani e le mie braccia divennero ali. Quando mi chiese conosci l'estate, io per un giorno, per un momento, corsi a vedere il colore del vento.
volammo davvero sopra le case, oltre i cancelli, gli orti, le strade. Poi scivolammo tra valli fiorite, dove all'ulivo si abbraccia la vite. Scendemmo là dove il giorno si perde a cercarsi da solo nascosto tra il verde. E lui parlò come quando si prega, ed alla fine d'ogni preghiera contava una vertebra della mia schiena. Le ombre lunghe dei sacerdoti costrinsero il sogno in un cerchio di voci.